Caro Mattia, stiamo entrando a Bragno, stiamo andando dove tu ben sai, in ridenti località, ma non ti posso non far fare un giro nella splendida Bragno. Ho deviato di qualche chilometro il mio viaggio per mostrarti le bellezze che solo questo luogo può dare. Guarda queste case nuove, appena ristrutturate. Ora la strada non sappiamo dove va, ma noi andiamo dritti. Questa è sempre la ridente cittadina, ma ecco che di fronte a noi troviamo una fantastica palazzina. Mettiamo la terza. Troviamo una fantastica palazzina gialla con terrazzi blu. Deduco che siano tutti daltonici a Bragno. Mentre qui, ragazzi, però, qua io mi trasferirei, il tipico abitante di Bragno, salutiamo, oh, là. Ma ciò di cui io vado alla ricerca a Bragno è il campo da calcio. Qua c'è anche un autovelox, ragazzi, perché voi non sapete, ma Bragno, subito dopo Ospedaletti, è la città nota per il suo circuito automobilistico, dove molti si divertono ad andare oltre i limiti di velocità. Vediamo, qui c'è un'indicazione, San Giuseppe, ma noi continuiamo dritti, direi. O forse l'abbiamo già passata. È sempre ovviamente Bragno, però qua mi sa che stiamo andando verso Ferrania, altra nota località per la sua bellezza. Allora, qua mi sa niente campo sportivo, per girare non appena possibile. Qui c'è un piccolo spiazzo, giriamo qua. Eccoci qua. Mettiamo la retromarcia. Caro Mattia, dove lo trovi un altro che ti porta a Bragno, scusami, Facciamo passare la figa con la 500, dopodiché ci rimettiamo sulla strada e sempre con una mano mettiamo la prima e ripartiamo. Eccoci qua. Io direi non me ne andrei mai, peccato che domani devo tornare a Sanremo, perché sarei molto volentieri. Di là si va a San Giuseppe, non riesco a trovare il campo da calcio. Avrei voluto mostrarti le gioie. Pensa che bello il Natale qui, sì. Questo spiazzo magari, così, laggiù dei fabbriconi, c'è il bar tango, tipico luogo della movida. Eccolo qua. Rischiando di morire, ho trovato il luogo dove ci sono i campi da calcio del Bragno. Questo suppongo non sia quello da gioco, ma là dietro c'è il campo del Bragno. Non mi ci infilo perché c'è un baretto di vecchi, di quelli che ti guardano, quindi mi dà fastidio. Come hai visto, allora ti ho fatto un fantastico reportage qua di nuovo, le case, come puoi vedere. Guarda che posti, guarda qua. Perché andare a vivere a Cornigliano quando puoi vivere da queste parti? Guarda qui, bello.
Mattia, ma qui anche Marco, mi sa che è un messaggio che voglio un po' dare a tutti e due. Io credo che a breve mollerò, ecco dei rumori imbarazzanti vengono da fuori, io credo che a breve mollerò la mia esperienza a settimanale alla Riviera perché ho il desiderio di trasferirmi qua, ma senza fare niente di particolare, eh. Guarda qui che bei palazzoni, Bellomino, vai, qui, oh, fantastico, io qua voglio stare. Quel parcheggio, oh, eccolo qua, il tipico, tipica presenza di Bragno, l'auto articolato, eccolo qui. L'auto articolato da sempre si è distinta come per essere una delle creature più famose in terra di Bragno, molto spesso, come in questo caso, si incrocia con altri auto articolati causando code e rallentamenti che non hanno mai fine. Possiamo ben vedere.